Pensandoci bene, dovresti anche studiare il testo che si usa alla scuola media. Sì, signore. Vado a pagare alla cassa. Va bene. Madrid. Sono venuta a vivere qui. In autunno darò l'esame d'ammissione per la scuola media. Anche tu lo farai? Che combinazione! Sono venuto qui col mio precettore per comprarmi un libro di testo, sai? Esattamente come me. Bene. Sono pronto, Choppy. Ah, scusi, maestro. Non sarebbe possibile chiacchierare un po' con la mia amica? Tornerò subito dopo. Va bene, ma non fare troppo tardi. Dobbiamo anche studiare un po' di scienze oggi. La ringrazio tanto, maestro. Lo chiederò anch'io al mio maestro. È passato tanto tempo, Choppy. Sì, noi la scorsa estate siamo andati a San Genio. E io sono andata tante volte alla vostra villa, ad Escorial. Quante cose sono successe, alle quali ho sempre ripensato, sai? Anch'io, Choppy. E ti ricordi com'è stato bello quando ci siamo incontrati per la prima volta? Certo, eravamo sulle colline. Aiuto! 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 Choppy Costa. Choppy, io mi chiamo Seria. Questo è per te. Ah, grazie. Seria! Ah, ma tu sei Choppy. Stai bene, non ti sei fatta male. Io niente, ma tu ti sei un po' graffiato. Oh, grazie, Seria. Ti sei ricordata il mio nome. Sì, ma anche tu il mio, però. Sì. Seria, tu mi credi, vero? Sì, adesso anche più di prima. Vieni a vedere, è una balena. Una vera balena? Sì, ma è una balena segreta. Fra poco la vedrai. Mi sembra una cosa molto strana. Credi sempre che ho una balena? Certo. La balena. Sto diventando troppo grande per queste cose e penso che dovrò lasciarla libera. Peccato. Sì, ma dobbiamo tutti diventare adulti. Non è vero, Seria? Sì, hai ragione tu. Choppy! Ehi, Choppy, un bel tiro! Seria, ti presento Pablo, il mio più caro amico. Anche lui sta preparando l'esame per la scuola media. Allora siamo in tre. Pablo, ti presento Seria. E spero proprio che saremo promossi tutte e tre. Lo spero anch'io. E anch'io. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Non vi pare? D'accordo. Giuseppina, non ti trovo più. Invece Giuseppina è rimasta accanto a lui tutto il tempo. Ma Choppy ora non si cura molto di lei e Giuseppina ne è molto triste. Giuseppina,
Comincio a rendermi conto che le parole che tu mi dici sono le stesse che ho pensato io. Tutto ciò che penso, tu lo rimandi come su un campo da tennis. Ogni volta che ho avuto bisogno di conforto, tu sei venuto ad incoraggiarmi. Quando mi sono emozionato perché avevo il primo segreto. O quando per la prima volta ho avuto voglia di volare. Quando ho pensato che il mio segreto non poteva essere visto da altri. O al primo giorno di scuola. Quando la nonna morì. O quando per la prima volta ho sentito l'odore vero del mare. Sono molto contento di te, Choppy. Il tuo precettore mi dice che passerai senz'altro l'esame in settembre, se tutto andrà bene come adesso. Non c'è nessuna ragione di avere paura. Se continui così, sarai promosso senza problemi. Grazie, signore. Dopo l'esame ti regalerò questo vecchio orologio d'argento. È vero, papà? Grazie. Sì, Choppy, è vero. Me l'ha regalato tuo nonno quando ho passato l'esame. E a sua volta gliel'aveva regalato il mio bisnonno per lo stesso motivo. Ricordo della famiglia Costa che va da padre in figlio. Certo, allora fai del tuo meglio anche tu, Choppy? Sì, papà. Mi scusi, maestro. Dimmi, Choppy. Lei saprebbe parlarmi delle balene? Sì, un po', ma non preoccuparti, perché nessuno ti farà la minima domanda su questo argomento. La balena bianca, infatti blu, appartiene in realtà alla famiglia dei delfini. La meno intelligente si chiama capodoglio. Ci sono delle balene grandi, piccole, bianche, blu e grigie, ed alcune hanno la testa rotonda. La misura normale è di circa 24 metri ed il peso di 170 tonnellate. Sì, sai molte cose, ma tieni presente che l'esaminatore non chiederà mai questi particolari, farà delle domande molto più semplici. Sì, ho capito. Devo proprio rassegnarmi. La nostra amicizia è finita. Domani cerca di fare del tuo meglio, Choppy. Sì, mamma, non preoccuparti. Non emozionare, stai tranquillo, perché sei preparato. Sì, papà. Guarda, la balena! Eh? Aveva una grande lacrima che scendeva dagli occhi, poverina. Ah, Rosie, ma che cosa stai dicendo? Cara, misurale la temperatura. Va bene, Rosie. Domani andremo dal dottore. Choppy, dove vai? Vado a prepararmi ancora un po' per l'esame di domani, papà. Ah, bravo, figliolo, bravo.
tornata per dirti addio. Ma perché? Perché adesso non sei mai solo, anche quando non ci sono io. Non hai più bisogno di me. È tempo di dirci addio. Oh, ma perché, Giuseppina? Lo sai benissimo, Cioppi. Da ora in avanti le nostre strade si dividono. Sono troppo diverse. Giuseppina! Da domani incomincerai una nuova vita. E io ti auguro tante cose belle. Sei stato un bravo bambino e sarai un uomo in gamba. E non ci rivedremo mai più. Credo di no. Bisogna convincersi. Davanti a te c'è il mondo degli adulti. E la differenza tra il mondo dei bambini e quello degli adulti è che in quest'ultimo ci sono pochissime balene. Addio, Cioppi. Con te un giro nel cielo di Madrid. Ti ringrazio, Cioppi. Giuseppina. Lo faccio molto volentieri. Vieni, faremo un volo stupendo. Andiamo, Giuseppina. Cioppi. Giuseppina, non si fa. Bene, tutto ciò che hai visto rimarrà nella tua memoria.
ti senti? Sono un po' emozionato. Rilassati allora e abbi fiducia in te stesso. Hai studiato molto e non devi avere paura, stai tranquillo. Sì, papà. Un'ultima volta. Stai molto bene, Choppy. Grazie, Giuseppina. Questa è la vera partenza? Sì, adesso ci separiamo. Ma ti prego, ricordati di me qualche volta, anche quando sarai grande. Te lo prometto, con tutto il cuore. Ne sono molto felice. Beh, non c'è più altro da dire. Fai del tuo meglio all'esame. Certo, Giuseppina, sono grande adesso. Sono molto triste perché ho detto addio, papà. E chi hai salutato, Choppy? Giuseppina. Giuseppina? E chi è? Una vecchia amica, tanto buona. Beh, per adesso Choppy dimentica la tua amica e pensa solo all'orologio d'argento, d'accordo? Giuseppina, vieni. Bravissima.